Di nuovo, invito chi ascolta a riflettere. Queste cose vengono pronunciate alla fine dell'Ottocento. È passato un secolo e 8 e 9 anni. Un secolo e 10 anni se ci mettiamo gli anni residui della fine dell'Ottocento. Se si leggono queste parole si capisce che cosa stava succedendo allora. E allora quando ci presentano il conflitto israelo-palestinese come un'azione barbara, belligerante, irragionevole di un gruppo di fanatici pazzi, senza raccontarci che cosa un secolo e 10 anni prima già stava succedendo, capite che è impossibile capire. Se si sanno queste cose si capisce tutto. Già allora il popolo palestinese veniva trattato come un popolo di straccioni, di cani. Già allora venivano perpetrate delle ingiustizie, dei veri e propri crimini. Già allora era pianificata la spoliazione con metodi violenti e quindi terroristici, come disse Ben Gurion, in persona del popolo palestinese. Ora immaginate quello che poi verrà dopo che vi racconto, che sarà ancora molto peggio, e immaginate quello che è accaduto poi negli anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. E quindi si comincia già a capire il quadro della situazione molto meglio. A questo punto entra in scena un altro attore, che è la Gran Bretagna. La Palestina a quei tempi era sotto l'impero ottomano, l'impero ottomano crolla dopo la Prima Guerra Mondiale e nel 1916, con l'accordo di Sykes-Picot, c'è la spartizione del Medio Oriente, di quel Medio Oriente, fra Francia, Russia e Inghilterra. Pochi anni dopo, con l'accordo di Sèvres, l'Inghilterra diventa il potere coloniale ufficiale in Palestina. Gli inglesi arrivano in Palestina e anche di nuovo non sono neutrali, perché facendo un piccolo salto indietro, mica tanto piccolo, ma alla fine dell'Ottocento già Chaim Weizmann, che diventerà il primo presidente di Israele, si era incontrato con gli inglesi e aveva promesso, sempre secondo la mentalità della terra nullius, aveva promesso agli inglesi che 1 milione di ebrei sarebbero andati in Palestina e avrebbero portato una punta avanzata di civiltà a salvaguardia del canale di Suez, che per gli inglesi era assolutamente fondamentale per i commerci con l'India. E quindi gli inglesi arrivano in Palestina ovviamente totalmente sbilanciati dalla parte dell'immigrazione ebraica sionista. E quindi cominciano con un ruolo che è solo in apparenza neutro, è un ruolo da traditori. Pensate che Lawrence d'Arabia, che è stata una figura che conosciamo tutti anche per i film che ci sono stati, eccetera, il motivo per cui Lawrence d'Arabia lasciò l'esercito inglese con disgusto fu proprio per il tradimento degli inglesi della popolazione araba, che gli inglesi avevano cooptato nella guerra durante la Prima Guerra Mondiale per combattere l'impero turco ottomano, e che poi avevano mollato, senza mantenere le promesse fatte, nel 1917 con la famosa dichiarazione di Balfour. Nel 1917 la dichiarazione di Balfour, che viene ancora oggi ricordata dai palestinesi. Io ho un posto di blocco a Ramallah, ho chiesto a un operaio palestinese a bruciapelo, così. Cos'è la dichiarazione di Balfour? Questo mi guardate e fa, ta-ta-ta-ta-ta-ta, me l'ha spiegata tutta. Era un piastrellista, aveva una borsa con gli strizzi da piastrelle e stava ancora un posto di blocco. Per dire quanto è ricordata nella memoria palestinese, con la dichiarazione di Balfour gli inglesi si rimangiano le promesse fatte agli arabi e promettono agli ebrei una casa nazionale in Palestina. Un'altra cosa che è interessante, veramente molto curiosa, sapete chi è che ha rivelato agli arabi la mistificazione dei trattati di Sèvres anche il contenuto della dichiarazione di Balfour? È stato Lenin, durante la rivoluzione russa, perché arrivarono agli archivi segreti russi e trovarono tutte queste carte, secondo il principio comunista del non tradimento degli altri popoli, eccetera. Vabbè, poi ci possiamo anche fare delle virgolette su questi principi comunisti che sono finiti molto male, ma lasciamo perdere. Lenin rivelò al mondo arabo questa realtà. Quindi gli inglesi arrivano in Palestina, sono sbilanciati dalla parte degli ebrei, tradiscono gli arabi immediatamente e cominciano così un governo del mandato che favorisce in tutti i modi la colonizzazione ebraica, perché gli ebrei istituiscono il Jewish National Fund, il Fondo Nazionale Ebraico, che era quello che doveva raccogliere i fondi necessari per acquistare le terre in Palestina, costituiscono la Jewish Agency, l'agenzia ebraica, che è quella che organizza e coinvolge l'immigrazione, organizzano un esercito, gli inglesi gli forniscono il training militare. Ora pensate, per dirvi la discriminazione come avveniva, mentre gli inglesi pretendevano dai contadini palestinesi la restituzione
dei debiti contratti durante l'impero turco, durante il dominio turco. I palestinesi non potevano ripagare questi debiti, quindi erano costretti a vendere la terra. A chi la vendevano? Agli ebrei. Avete capito com'era il giro? Mentre gli inglesi arrestavano e mettevano in galera qualunque arabo possedesse un coltello, armavano contemporaneamente e addestravano militarmente gli ebrei. Arrestavano gli arabi se avevano un coltello, ma armavano gli ebrei. Dichiararono una delle due lingue nazionali della Palestina la lingua ebraica, la lingua ebrea, mentre c'era una distribuzione della popolazione che era all'80% araba e al 20% ebrea, e quindi di nuovo questo diede un segnale agli arabi di quello che stava succedendo. Il demanio era tutto in mano, veniva dato agli inglesi tutto in mano ebraica, lo sfruttamento del sale del Mar Morto veniva dato in mano agli ebrei, lo sfruttamento dell'energia elettrica, la produzione dell'energia elettrica era data ad aziende ebraiche, cioè era talmente sfacciata la gestione pro-ebraica degli inglesi in quegli anni che fu chiaro che a un certo punto gli arabi si sollevarono, cominciarono i primi scontri. E con i primi scontri cominciano i primi morti. Certo, muoiono anche gli ebrei, così come muoiono gli arabi. Ma, di nuovo, abbiamo capito cosa stava succedendo. Il Jewish National Fund aveva una pratica che era particolarmente odiosa. Cioè, compravano con soldi europei, delle grandi famiglie, donate dalle grandi famiglie ebraiche europee, compravano le terre arabe dai proprietari assenti. Cioè, da proprietari che stavano in Turchia, che stavano in Siria, che stavano in Egitto, che stavano in Iraq. E espropriavano e cacciavano via i palestinesi che le avevano coltivate per decenni, se non addirittura alcune famiglie per secoli, e questi non sapevano cosa gli stava accadendo. Cioè, qualcuno ti comprava la terra, il tuo proprietario che se ne stava in Turchia te la vendeva, e da un giorno all'altro venivi cacciato fuori. E queste pratiche, questa discriminazione va avanti, e capite come facilmente questa roba crea astio. Ma nonostante questo, i palestinesi mantennero la calma per un sacco di tempo, si arrivò agli scontri negli anni 20, ma si arrivò anche nel 1928 a cercare un accordo. Gli inglesi proposero un accordo. Proposero un accordo dove, nonostante, ripeto, gli arabi fossero l'80% della popolazione, gli ebrei ancora il 20%, e nonostante gli arabi fossero la popolazione residente, gli inglesi proposero una spartizione 50-50. Gli arabi la rigettarono, disse: beh, non è giusto, non possiamo fare in questo modo. Di fronte all'accanimento poi della colonizzazione sionista, gli arabi l'anno dopo arrivarono ad accettarla. Dissero: ok, va bene, piuttosto che niente, almeno dividiamoci al 50%. Ma gli ebrei la rifiutarono a quel punto. E questo è un modello, uno schema che si ripeterà poi negli anni. Cioè, gli arabi arrivarono ad accettare una spartizione ingiusta, e a quel punto furono gli ebrei a rifiutarla, perché capirono di avere il vantaggio superiore. E così arriviamo rapidamente ai tentativi inglesi di mediare il famoso rapporto Peel, che di nuovo faceva lo stesso errore della proposta del 1928, di nuovo spartiva la Palestina in maniera inaccettabile per la maggioranza araba. Arriviamo al famoso libro bianco del 1939, dove finalmente gli inglesi si rendono conto di non riuscire a gestire più questa storia, e quindi cominciano a venire incontro per la prima volta dopo 40 anni e dopo 19 anni del loro mandato alle richieste degli arabi. Solo che a quel punto gli arabi avevano anche chiesto il diritto di formare una propria nazione in Palestina, e gli inglesi glielo rifiutano, quindi anche il libro bianco del 39 finisce in niente. Ma a quel punto è già tardi, perché mentre accade tutto questo, come vi ho letto dalle citazioni dei primi sionisti, il piano di spogliazione e di pulizia etnica dei palestinesi era già avanzatissimo. Nel 1939 era già stato fatto tutto. Pensate che nel 1930 un personaggio, un sionista dal nome Yossi Weiss, aveva già compilato per i servizi, chiamiamoli servizi segreti, che ancora non esistevano, ma diciamo per l'organizzazione militare, informazione della futura nazione di Israele, aveva già nel 1930 formato la lista completa di tutti i villaggi palestinesi, con tutti i dettagli su come attaccarli e come espellere la popolazione. Era già pronto tutto nel 1930.